Buongiorno, è martedì 30 novembre, benvenuti al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Quali sono i principali argomenti divulgati oggi dai giornali? È facile immaginarlo, ovviamente la sanità e la situazione vaccinale, la variante e la corsa al vaccino sono gli argomenti prevalenti su tutti i quotidiani. Il generale Figliuolo afferma obiettivo 400.000 dosi al giorno, Londra anticipa il richiamo a 3 mesi. G7 della sanità, azione urgente contro la variante Omicron, più controlli sui super green pass. Questa è un po' la situazione. L'obiettivo per la prossima settimana è arrivare a 400.000 dosi al giorno. Il piano del generale Figliuolo per frenare i contagi e limitare gli effetti della variante Omicron. Dal G7 della sanità chieste azioni urgenti, super green pass, maggiori controlli. Questo è un po' il quadro complessivo che viene riassunto dal Corriere della Sera. E poi c'è questa vignetta di Giannelli a centropagina, rischio variante, Babbo Natale che augura buona Pasqua in una città deserta. È una vignetta in verità piuttosto, se vogliamo, anche inquietante. La spinta necessaria per l'Unione Europea, Italia e Francia, il commento di Angelo Panebianco alla luce delle intese del patto fra Italia e Francia sarebbe il primo passo verso quelle cooperazioni rinforzate di cui l'Europa ha bisogno per ottenere maggiore integrazione in campo economico e finanziario. E ancora la politica per l'elezione al Quirinale, è giusto dialogare con la destra, è il commento del leader del Movimento 5 Stelle, ex presidente del Consiglio Conte. Quindi qui a centropagina, economia, la svolta di Twitter, Dorsey mi dimetto, il fondatore lascia e il titolo vola in borsa. Queste sono le principali notizie pubblicate dalla pagina iniziale del Corriere della Sera. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Daspo per il tifoso molestatore dopo quanto è accaduto all'esterno dello stadio Castellani di Empoli, in occasione di Empoli-Fiorentina, individuato uno dei responsabili delle violenze alla giornalista dopo Empoli-Fiorentina. Presentata la denuncia, quello visto in diretta non è l'unico episodio, sospeso temporaneamente il conduttore televisivo. Il tifoso della Fiorentina che sabato sera, dopo la partita contro l'Empoli, ha molestato la giornalista sportiva Greta Beccaglia, è stato identificato dalla polizia di Empoli e quindi indagato. È un ristoratore marchigiano, per lui, si apprende da fonti dell'interno, scatterà un DASPO di almeno 3 anni. Nella denuncia la giornalista racconta di altre molestie ad opera di un altro tifoso, sospeso intanto il conduttore TV. Green o no, la politica dissociata, le valutazioni sono di Mario Lancisi, tutela e sviluppo alla luce soprattutto della legge Marzon che disciplina la pianificazione del territorio. Installata alla fortezza visibile da tutta la città, Firenze, nello skyline di Firenze spunta la maxi ruota, la ruota panoramica installata alla fortezza da basso fotografata qui da via Bolognese in questa immagine. Per quanto riguarda poi il discorso della variante Omicron, ci sono anche alcune valutazioni che vengono riportate da alcuni virologi ricercatori, i quali affermano che servono dati e fiducia perché per capire gli effetti della variante è necessario ancora tempo, ma i vaccini, affermano i virologi, resistono e questo è già un dato particolarmente importante. Vediamo il primo servizio di questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. La Toscana ha aperto le prenotazioni della terza dose anche agli over 18. I dettagli in questo servizio. La Toscana ha aperto le prenotazioni per la dose di rinforzo di vaccino anti-Covid, la cosiddetta terza dose, anche per coloro che hanno dai 18 anni compiuti in su e che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 5 mesi, quindi 150 giorni dalla seconda dose dei vaccini AstraZeneca, Pfizer e Moderna e dalla monodose di Johnson & Johnson. Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale prenotavaccinosanitatoscana.it cliccando sul pulsante Over 18. Le somministrazioni avranno inizio il 1° dicembre e come per le altre fasce d'età già ammesse alla terza dose saranno utilizzati solo i vaccini a RNA messaggero, ovvero quello di Pfizer-BioNTech e quello di Moderna, in questo secondo caso mezza dose per l'alta concentrazione di principio attivo, come da indicazione della stessa casa farmaceutica. In Toscana l'andamento dell'epidemia continua a essere sotto controllo. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi e nuovi casi di contagio
contagio sono 328 con un'età media di 40 anni. Aumentano però i ricoveri in ospedale, sia nei reparti Covid ordinari che in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione di posti letto è arrivato all'8,95%. A pochi giorni dall'entrata in vigore il 6 dicembre del Green Pass rafforzato, rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid da meno di 6 mesi, l'Associazione Nazionale dei Sindaci ha chiesto al governo Draghi di istituire nello stesso periodo l'obbligo di mascherina all'aperto a livello nazionale, anche per meglio fronteggiare la nuova variante Omicron, diffusissima in Sudafrica e arrivata anche in Italia ed è molto contagiosa, anche se per ora risulta che abbia prodotto solo infezioni con sintomi lievi. Vediamo adesso la Nazione, vaccino ai bimbi, cosa c'è da sapere? Il 23 dicembre parte la profilassi facoltativa per la fascia 5-12 anni, i pediatri affermano il siero è sicuro, nessun timore, ma qualcuno frena. Variante Omicron, vengono spiegati quali sono i sintomi, li abbiamo ascoltati in parte anche in questo servizio. Figliuolo in pressing sulle regioni per la terza dose, i sindaci torni l'obbligo di mascherina. Questo è un po' il quadro complessivo della situazione che la Nazione riassume in questo titolo di apertura e quindi lo spiega e lo giustifica anche nei dettagli. Variante Covid, rugbista in fuga dal Sudafrica, vedremo poi l'approfondimento in cronaca di Arezzo. Caso Macri, il Comune valuta ricorso contro ANAC e quindi ad Arezzo Fiere e Congressi inizia il Forum Risk Management, guardia alta sui Novax. E questa fotografia qui a centropagina, giù le mani da Natale, l'ultima follia dell'Unione Europea, la comunicazione per non offendere nessuno, meglio dire buone feste è più inclusivo e scoppia la polemica. Forse in questo momento sono altri gli argomenti che dovrebbero essere appunto affrontati. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione. Forum Sanità, guardia alta Novax, Brusaferro presente, ci sono anche altri rappresentanti, altri elevati rappresentanti della sanità nazionale. E poi questa fotografia a centropagina, la mia odissea in Sudafrica, il rugbista Jacopo Bianchi bloccato dalla variante Omicron. Altre notizie, Comune valuta ricorso al TAR contro la delibera dell'ANAC, caso Macri, e quindi mamma Cristina è arrivata, ora comincia una nuova vita per la mamma trasferita dall'Austria. Vediamo all'interno, occhi puntati sull'altarina dei contagi, sale l'età dei nuovi positivi over 50, l'ospedale resta abbastanza libero, perlomeno questo è un po' il quadro della situazione in questo momento. Il rugbista bloccato dalla variante, il mio viaggio infinito dal Sudafrica, Jacopo Bianchi, gioca nelle Zebre ed era a Città del Capo per una gara internazionale. L'allerta ha fatto saltare un po' tutto. Questa è una testimonianza significativa. Brusaferro al forum e forse arriva Speranza, il gotha della sanità per 4 giorni nella nostra città. Tra i sanitari aretini, sfiducia e incertezza. L'affondo è quello di Vasco Giannotti nel giorno in cui si apre il Forum Risk Management in Sanità. La proposta Arezzo diventi un centro di formazione sulla telemedicina. Questa è una proposta che sarà valutata anche nel corso di questi giorni. Cristina è tornata con un sorriso, ora comincia una nuova vita, una bella storia per la mamma che è uscita dal coma, ce ne siamo occupati anche come televisione. Poi, bullizzata per il mio aspetto, ho sofferto, il focus sulla devianza giovanile. Devianza giovanile, un argomento di stretta attualità che è stato discusso appunto nel corso del forum che si è svolto in prefettura. E a proposito di devianza minorile, con il procuratore San Germano ci siamo soffermati sul problema dell'abuso di alcol e di conseguenza della movida violenta. I dati sull'abuso di alcol sono sconfortanti. Durante ogni fine settimana episodi di violenza legati proprio a questo fenomeno sono in aumento. Ne abbiamo parlato con il procuratore minorile San Germano, al quale abbiamo chiesto anche come affrontarlo. Sotto questo profilo, ancora una volta, è emersa la necessità del controllo da parte delle famiglie. È preoccupante il fenomeno perché l'assunzione di alcol molto spesso diventa anche la premessa per le violenze sessuali, che sono sempre più frequenti e che trovano radice in un malinteso senso del consenso. Cioè la ragazza ubriaca non esprime un consenso, anche se il maschio, io lo chiamo così in questo caso, tende a valorizzare quel falso consenso come alibi per poi poter fare quello che desidera.
E quindi il problema dell'alcol, dell'abuso di alcol e delle droghe è un problema veramente molto grave che richiede innanzitutto una maggiore presenza delle famiglie, perché è evidente che se un ragazzo va in, una ragazza o un ragazzo vanno in coma etilico, prima hanno iniziato a bere, è possibile che i genitori non se ne siano mai accorti. C'è qualcosa di più evidente che emerge per esempio nel vostro lavoro sotto questo profilo? Ma di evidente risalta il disagio di una certa generazione, indubbiamente. E forse il nostro compito, il compito non soltanto di chi svolge un lavoro, diciamo, di repressione o comunque di prevenzione, ma il nostro compito di adulti è cercare di intercettarlo. Ecco perché abbiamo bisogno di più competenze, abbiamo bisogno delle varie discipline che la scienza e il diritto ci mettono a disposizione per affrontare al meglio il tema. Torniamo a leggere La Nazione, vediamo quali sono gli altri argomenti trattati oggi dal giornale. Caso Macri, il comune è pronto al ricorso, Palazzo a cavallo alle prese con i problemi in maggioranza dopo la delibera dell'ANAC che ha fatto decadere il presidente di Estra. Si parla anche di Saracino con Rauco che fa dietro front, rimango a Concitrone, il cavaliere che aveva detto di preferire Foligno a Saracino cambia idea e scrive una lettera aperta ai rossoverdi sul sito ufficiale. Nuovi bar per una sfida ancora apertissima, questo è il concorso della Nazione di Confcommercio. Poi ancora avvertenza Fimer, quindi siamo a Terranuova, la carica degli 800 in corteo, manifestazione con sindacati anche primi cittadini del Valdarno. Dalle altre vallate, creatività contro le discriminazioni a scuola, ancora questo è il verità, è il sempre ancora in Valdarno, siamo a San Giovanni, poi dalla Val di Chiana, piano per l'abbazia di Farneta, così il rilancio. Anche il presidente della regione sabato alla giornata scientifica dedicata alle cripte medievali. E ancora altri 400.000 euro per opere pubbliche, questo a Castiglion Fiorentino, questo dopo il restyling dello stadio Faralli. Videosorveglianza, ecco altre telecamere a Sansepolcro e quindi azienda punta sui giovani, corsi di formazione gratis, qui siamo in Casentino, opportunità pure per i disoccupati in una grande azienda di Poppi. L'obiettivo è selezionare cavratori elettronici attraverso corsi all'interno della stessa azienda. Vediamo il Corriere di Arezzo. Città del Natale vietata ai Novax, restrizione in vista, oggi vertice in prefettura, possibile ingresso soltanto per chi è vaccinato. E poi qui questa immagine, riconoscibile la vecchia ferrovia da Arezzo a Sansepolcro per la forma caratteristica delle gallerie, la vecchia ferrovia risorsa turistica, il percorso sarà ripristinato. Chi nominò Macri in Estra rischia sanzione economica, accertamenti in comune dopo la delibera dell'ANAC, oggi frattanto riprende il processo Coingas, giudici decidono su parti civili e stralcio multiservizi e poi all'interno dove molti di questi argomenti vengono ripresi e quindi anche sviluppati. Coingas ed Estra processo entra nel vivo, comune rischia di pagare danno erariale e quindi furti ai cimiteri, multiservizi denunciate, è un'escalation questo soprattutto in periferia e la società che li controlla difficilmente riusciamo a beccarli e quindi chiedono anche ai cittadini che siano denunciati e segnalati eventuali episodi sospetti. Solo vaccinati alla città del Natale, il Super Green Pass obbligherà i Novax a rimanere fuori. Oggi in prefettura il tavolo sulla sicurezza. Antichi binari, nuovo turismo. Gli antichi binari sono quelli della vecchia ferrovia che andava da Arezzo a Sansepolcro. Poi ancora iniziativa di un gruppo di volontari nel quartiere Giotto, 3.000 cicche raccolte e portamozziconi tascabili per i fumatori. Questo per restituire decoro a una parte della città. Zona residenziale nei pressi del Parco Pertini. Il Saracino fa bene al cuore, in palio ci sono defibrillatori, manifestazione sabato 4 dicembre al Teatro Vasariano a partire dalle ore 16. Lavoratori Fimer, quindi siamo a Terranuova, chiediamo futuro e solide garanzie. Poi Cortona ha acceso le luci degli eventi di Natale, piuttosto partecipata alla manifestazione inaugurale, si prosegue fino al 9 gennaio in Piazza della Repubblica anche la nevicata artificiale. Domani riapre il centro vaccinale a Sansepolcro, il foro boario torna a disposizione della Val Tiberina e quindi poi lo sport con l'Arezzo che corre subito ai ripari. Domani arriva Elio Calderini, 33 anni, fantasista del Tiferno. Domenica c'è la Pro Livorno per un Arezzo che deve subito correre ai ripari e invertire la tendenza che soprattutto è venuta maturando nelle ultime partite
che sono state in verità piuttosto negative per la squadra Amaranto, culminate col rovescio di domenica scorsa 4-0 in trasferta allo stadio di Poggibonsi. È tutto per questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. Grazie della cortese attenzione, vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi. Buongiorno.